tutte e grazie a tutti per essere qui e per essere intervenuti. Come capogruppo di Futuro e Democrazia porto a tutti voi i saluti anche degli altri consiglieri che fanno parte del gruppo consigliere di Futuro e Democrazia: Daniele Gigante, Tonio Manno e Angelo Cazzato. Questa manifestazione è stata voluta anche dal Movimento 5 Stelle e dal consigliere comunale Gianpaolo Falco, a dimostrazione che quando si trattano temi come l'ambiente, la salute e il territorio non esistono né bandiere né colori politici. Futuro e Democrazia, noi consiglieri, da circa 3 anni ci siamo messi al servizio della comunità, avendo un'idea precisa di cosa significhi impegno politico. Lavoro serio e studio approfondito su tematiche importanti per il bene comune, per favorire la partecipazione e il coinvolgimento nelle scelte più importanti di una comunità, per attivare quello che per noi è diventato un motto, cioè attuare una rivoluzione morale e civica nel nostro paese, perché vi sia consapevolezza da parte dei cittadini delle scelte politiche di chi li amministra, vi sia trasparenza e tutela di diritti fondamentali come la salute, che cresca un senso di responsabilità collettivo. E allora questo è il senso di questa assemblea, è tutto qui, nel voler conoscere la situazione attuale ambientale nel nostro paese. Desideriamo che soggetti esperti e competenti ci informino e ci preparino sull'argomento senza creare allarmismi, senza teorie fumose, ma con dati scientifici su cui fondare i nostri ragionamenti e le nostre proposte. Finora siamo stati invasi da un soffocante silenzio, ora invece vogliamo parlare e discutere con il comitato e con esperti. A Cavallino parlare di ambiente, di rifiuti e di salute è sempre stato scomodo, perché chi ci governa da oltre 30 anni continua con tenacia a battersi su tavoli tecnici nelle aule dei tribunali per favorire la creazione di nuovi impianti, come se non fossero bastate le 2 discariche che per oltre 20 anni hanno ospitato i rifiuti di Mezzo Salento. È scomodo perché le condizioni ambientali attuali imporrebbero altre scelte su un territorio che ha già dato, e per territorio intendiamo Cavallino e i paesi vicini, come San Donato, Lizzanello e San Cesario. La politica ormai non può più ignorare l'ambiente e le sue criticità. Lì dove i rifiuti e le discariche portano denaro nelle casse comunali, allo stesso modo controlli puntuali e scrupolosi sulla qualità dell'acqua e dell'aria non possono essere taciuti e sottovalutati se forniscono dati preoccupanti. Permettetemi di ringraziare con il cuore il Comitato Libero per la salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini di Cavallino e Castrovegliano, il lavoro prezioso che in questi 2 anni ha svolto attraverso un impegno serio, disinteressato, con competenza tecnica, scientifica e legale, e con cui noi consiglieri sia di Futuro e Democrazia che Movimento 5 Stelle collaboriamo e intendiamo collaborare per il futuro. Ringrazio i suoi componenti, la Presidente Elisabetta De Matteis, il portavoce Raffaele Colluto, Mario Petracca, Claudio Casile, Enrico Carlà, Gianni Greco, Cristian Tondo e Sergio Camassa. Ringrazio anche gli illustri ospiti, il dottor Gianni De Filippis, direttore del provinciale dell'ASL Lecce, del Dipartimento di Prevenzione, e la dottoressa Tiziana Grassi, ricercatrice di igiene e medicina preventiva presso l'Università del Salento, per aver voluto portare lustro alla serata di questa sera. E passo la parola al portavoce del comitato, che illustrerà l'attività del comitato stesso, Raffaele Colluto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per esserci. E grazie soprattutto agli ospiti esterni che hanno voluto partecipare a questa serata. Sarò breve per lasciare a loro più spazio possibile, perché hanno un sacco di cose interessanti da dirci. Comunque non mancherò di raccontare in sintesi la storia di questo territorio e l'attività che ha fatto il comitato in questi 2 anni. Il comitato fondamentalmente nasce da un gruppo di amici sensibili sicuramente ai temi dell'ambiente e della salute, e slegato completamente dalla politica. L'unico fine che ha il comitato è quello della tutela del territorio e dei suoi cittadini. Abbiamo cercato di interpretare in questi anni il disagio delle popolazioni circostanti, che per la verità è un disagio che viene da lontano.
bisogna ricordare che già dagli anni 70 il comune di Cavallino è stato martoriato dal punto di vista ambientale da quello che oggi si sarebbe chiamato termovalorizzatore. In realtà noi avevamo ad una distanza più o meno dal paese di 500 metri, un chilometro, un inceneritore che bruciava ogni tipo di rifiuto con una tecnologia di 40-45 anni fa e probabilmente senza nessun controllo. Negli anni 89-90 questo inceneritore poi ha cessato di funzionare, però sembra che siano state tombate nei pressi di questa struttura circa 100.000 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, per cui probabilmente avranno compromesso sia i terreni sia la falda. Successivamente, alla fine di attività di questo inceneritore, che cosa succede? Succede che l'estro creativo di qualcuno ha portato, ha agevolato l'insediamento a Cavallino di una serie di impianti complessi per lo smaltimento dei rifiuti, che ad oggi si traducono in due mega discariche di indifferenziata in post-gestione, un impianto di biotunnel di vecchia generazione, comunque ancora in funzione, e un impianto di CDR, che hanno prodotto nel corso degli anni una serie di difficoltà a tutte le popolazioni del territorio. Bisogna anche ricordare, per la verità, che sempre l'estro creativo di qualcuno in qualche modo stava cercando di agevolare un altro insediamento, perché qualche anno fa, grazie ad una battaglia delle popolazioni circostanti, si è evitato che si creasse un parco energetico. Questo parco energetico prevedeva, tra gli altri impianti, due centrali a biomasse di tipo industriale da 37 MW ciascuna, una a combustione oleosa e una a combustione legnosa, oltre che, per la verità, anche un impianto per la produzione di idrogeno. Ma non è finita qua, in realtà siamo ad oggi anche a dover tener conto di un altro progetto presentato. Un impianto sperimentale significa che i processi industriali sono secretati di questo impianto per lo smaltimento dei manufatti in cemento amianto, così si dice, in realtà è per lo smaltimento dell'amianto. Sembrerebbe che ARPA abbia dato parere negativo, ma è alla valutazione del Ministero dell'Ambiente. Alla luce di un contesto così complesso, il Comitato non ha potuto fare a meno di accendere un faro per far luce su quella che era la reale situazione ambientale / sanitaria del territorio. Per cui ci siamo adoperati sin da subito. Come primo atto abbiamo scritto ad ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, chiedendo spiegazioni, chiedendo chiarimenti su quelle che erano i rapporti di prova, le analisi per quanto riguarda l'aria e l'acqua. Sono arrivate delle risposte che noi non abbiamo ritenuto soddisfacenti, ma comunque qualcosa ci dicevano. Per quanto riguarda l'aria, ci hanno segnalato negli anni degli sforamenti relativi alle limonene e all'anidride, all'acido solfidrico. Una risposta un po' ancora più preoccupante, per la verità, abbiamo avuto relativamente alla matrice acque sotterranee, laddove ci è stato riferito che, insomma, era stato addirittura convocato, a seguito di una serie di sforamenti di alcuni parametri relativi ai metalli pesanti, era stato convocato un tavolo tecnico in provincia per valutare la possibile contaminazione della falda, e che si stava provvedendo, stava organizzando un piano di caratterizzazione.
Alla luce di questi dati ci siamo mossi, abbiamo cercato di muoverci facendo tutto quello che potevamo fare per avere sempre maggiori chiarimenti e abbiamo interessato livelli un po' più alti. Abbiamo chiesto udienza al prefetto che ci ha ricevuto e ci ha ascoltato con molta attenzione, a dire la verità. Tant'è vero che quando abbiamo esposto queste problematiche e in più al prefetto abbiamo fatto presente che a Cavallino si stava tentando anche di fare sempre nella stessa area, sempre con maggiore concentrazione di impianti, un altro insediamento industriale per il mega compostaggio, il prefetto stesso, il dottor Palomba, ha ritenuto opportuno convocare un altro tavolo in prefettura con il commissario straordinario per la gestione dei rifiuti, per parlare appunto di questo. Comunque in seguito poi ci sarà l'avvocato del comitato che farà un cenno a tutta la vicenda legale legata a questo. Successivamente però finalmente, dire la verità, noi per un certo periodo siamo stati quasi di casa in prefettura, perché non ci siamo fermati nemmeno in piena estate. Il 9 agosto siamo stati ricevuti in prefettura insieme ai vertici di ARPA, i quali, sì, il direttore generale Vito Bruno e il direttore scientifico, oltre che il direttore di Lecce, ci hanno ascoltato e hanno condiviso con noi le nostre preoccupazioni. Preoccupazioni che poi alla fine, insomma, in qualche modo sono state confermate, perché successivamente a questi tavoli avuti in prefettura la nostra attività è continuata come comitato a tamburo battente. Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti a qualunque ente possibile e immaginabile e abbiamo raccolto anche dei dati importanti dei quali parleremo stasera con i medici presenti, gli ospiti presenti. Questi dati ai quali faccio riferimento sono nello specifico quelli della falda. Allora è emerso che i diversi sforamenti rilevati fanno riferimento a una costante fissa relativamente alla nostra falda e il manganese, oltre che al ferro, al nichel, all'ammonio, e a periodi alterni si è rilevato anche la presenza di idrocarburi policiclici e aromatici, oltre che di pesticidi anche 10 volte superiori 10 volte al valore limite. È chiaro che non facciamo nessun tipo di allarmismo, però un po' di preoccupazione ci è venuta. Quelli sulla falda sono gli unici dati certi che noi abbiamo ad oggi, perché abbiamo scritto al centro regionale aria per avere anche gli ultimi 10 anni dei rapporti di prova relativi all'aria. E francamente siamo un po' delusi, perché avremmo voluto che il Comune di Cavallino aderisse volontariamente anche al progetto Geneo che serviva a misurare, ad analizzare i terreni, perché se è vero come è vero che la falda e l'area sono in movimento, il terreno rappresenta la memoria storica di un territorio, per cui sarebbe stato importante avere anche questi dati. Ma comunque va bene così, andiamo avanti così. Concludo questo breve intervento rivolgendomi ai medici, perché la mia riflessione è questa: io vorrei capire, come tutti noi credo, l'incidenza che hanno eventualmente sulla salute questi inquinanti che sono stati trovati nella falda e se ci sono delle possibili correlazioni con patologie gravi. Grazie. Mario Petracca, che illustrerà invece gli aspetti legali sempre dell'attività che ha svolto il Comitato in questo periodo. Grazie a tutti, io non mi alzo perché i microfoni sono porti, diciamo, come filo, per cui scusate se rimango seduto. In genere
dei comitati, fanno parte dei comitati in materia di ambiente, fanno parte medici, fanno parte tecnici, però a riprova del raggio d'azione ampio che si è voluto dare questo comitato, hanno ritenuto anche di dotarsi, diciamo, di un legale, per cui io ho accettato di buon grado questo. E quindi io direi che in genere le iniziative di protesta o di le marce e quant'altro, ne abbiamo esempi con le vicende di Melendugno, a un certo punto poi si devono fermare quando sopraggiungono i provvedimenti dei giudici amministrativi. Per cui contestualmente la battaglia, diciamo, di protesta deve essere per forza coadiuvata da una battaglia legale e giudiziale, perché altrimenti abbiamo visto come va a finire. Detto questo, la necessità nella fattispecie c'era tutta, perché c'è una corposa produzione di atti giudiziari da parte del Comune di Cavallino, che in questa vicenda degli impianti ritiene di assumere un atteggiamento come se fosse il comune stesso colui che si debba occupare di tutta la gestione dei rifiuti della provincia di Lecce e in particolare dell'ex ATO Lecce 1. Cioè c'è una sorta di sovrapposizione di ruoli che fa sì che sotto l'egida continuamente sbandierata del concetto di urgenza si debba saltare alcuni passaggi delle procedure, o si debba quantomeno ridurre i tempi dei pareri in maniera stringente a pochi giorni, mesi, è difficile che si arrivi a mesi, tanto che per quanto riguarda questo famoso impianto che testualmente si dice ammodernamento della piattaforma e realizzazione di un impianto di compostaggio eccetera eccetera, nel momento in cui questo progetto preliminare doveva passare dalla conferenza dei servizi e quindi dai relativi pareri delle autorità ambientali, quando si convocavano le conferenze dei servizi si diceva alle sezioni VIA e VINCA della regione che bisognava sbrigarsi a dare il parere, perché sennò si perdevano i finanziamenti. Per cui la sezione VIA e VINCA, chiaramente non potendo emettere un parere in due settimane, non ha fatto altro che riservarsi l'emissione del parere in sede di progetto definitivo. Ora, questa fattispecie e il ricorso sistematico al concetto di urgenza, che dovrebbe essere, a mio avviso, rilevata solo dall'AGER, cioè dall'attuale Agenzia Territoriale per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti, è quella che sistematicamente viene proposta nel ricorso con delle udienze di sospensiva. La prossima sarà il 27 febbraio, mercoledì prossimo, e siamo riusciti noi del comitato in fretta e furia a costituirci anche in questo giudizio, l'ultimo dei quali che riguarda l'annullamento di tutti gli atti precedenti emessi dall'ex ATO Lecce 1 relativi a questo famoso impianto, il decreto di annullamento che ha emanato il commissario avvocato Grandagliano, che nel frattempo non è più commissario in quanto finalmente l'AGER si è dotata di una struttura proprio in questi giorni, per cui ha una nuova presidente che è l'avvocato Fiorenza Pascazio, mentre Grandagliano è il direttore generale. Questa è una cosa appresa proprio in questi giorni con l'ultima costituzione. Quindi Cavallino diventa di nuovo il promotore dei ricorsi giudiziari amministrativi.
questi ricorsi vengono sparati a raffica. C'è stato il ricorso avverso il decreto di annullamento con richiesta di udienza sospensiva prima dell'udienza del 27. Di nuovo, altro ricorso, motivi aggiunti a quelli già precedenti. Per cui si accavallano, tanto che il legale del comune di San Donato, l'avvocato Memmo, mi diceva, mi confessava che era stato l'altro giorno in comune e a furia di essere subissati i ricorsi non gli avevano passato i motivi aggiunti che io avevo appreso casualmente dal collega avvantaggiato che difende San Cesare. Questo è l'ultimo dei giudizi. Io vado così a ruota libera per non appesantire molto, ma gli altri che ci sono stati già hanno avuto una sentenza di accoglimento dei motivi di ricorso del Comune di San Donato, una sentenza del TAR Lecce del 2016, che poi è stata confermata in sede di Consiglio di Stato. Cosa dice questa sentenza in breve? Dice che praticamente la localizzazione dell'impianto di compostaggio e della piattaforma di trattamento non si trova a distanza minima prescritta dal nuovo piano regolatore generale dei rifiuti urbani, in quanto dista dalla zona PIP, che viene definito centro abitato proprio da una delibera della giunta comunale, 400 metri. Dalle case sparse addirittura meno dei 300 metri previsti dal piano. Dai siti sensibili, che dovrebbero stare a 2500 metri, nemmeno ci siamo perché c'è la scuola di San Donato e anche le altre scuole di Cavallino che sono più vicine. E poi non dista 2000 metri dal centro abitato. Per cui c'è una serie di violazioni in materia di distanze che hanno fatto sì che il TAR dicesse che questo progetto non poteva essere approvato. Nelle more del giudizio conclusosi al TAR, il comune di Cavallino ha fatto partire un altro progetto insieme all'allora ATO Lecce 1, perché poi ed è l'unico l'unica diciamo caduta politica che faccio, mi permetto di fare, e poi la chiudo lì. C'è stata una sorta di simbiosi fra il comune di Lecce e il comune di Cavallino in tempi di ATO Lecce 1, che ha consentito in qualche modo di fare il bello e il cattivo tempo nell'ambito di tutta l'ATO Lecce 1 dei 27 comuni. Per cui addirittura a un certo punto Lecce ha concesso a Cavallino di fare la stazione appaltante, perché Cavallino, con tutta la sentenza di primo grado del TAR, ha pensato bene di andare avanti e di far svolgere addirittura la gara di affidamento del progetto ed esecuzione dell'impianto. Questo fatto, ancora più grave, denota che cosa? Che si combatte a ripetizione, si deve stare molto attenti, in questo senso il comune di San Donato è stato attenuto molto duro sia sotto l'amministrazione Conte che con la nuova amministrazione a seguire tutte queste vicende che Cavallino in qualche modo non seguiva. Lo fa adesso il comitato, perché si è costituito nel giudizio al TAR relativo al secondo progetto. Il secondo progetto che cosa sarebbe? Sarebbe lo stesso identico progetto, escluso la discarica, perché il primo progetto, bocciato dal TAR, la cui sentenza è stata confermata al Consiglio di Stato nell'ottobre di quest'anno, dal primo progetto viene stracciata solo la discarica. Perché poi il discorso della discarica è anche complicato, perché dal punto di vista politico si è sempre detto che qua la discarica è stata trovata ed è stata subita, no? Ora invece la discarica viene richiesta, è stata perseguita dall'amministrazione,
non si può fare solo perché la mega discarica, solo perché il nuovo piano non prevede più discariche. Quindi altro modo di procedere, cioè cercare di fare quanto più possibile, di realizzare quanto più possibile al di là di quello che dice il piano regolatore generale dei rifiuti urbani. Che succede? Il Consiglio di Stato, come abbiamo detto, conferma la prima sentenza, intanto parte un altro giudizio, che è quello sul secondo progetto, perché questo secondo progetto dovrebbe essere completamente diverso dal primo. Ma non è così, perché escluso la discarica è perfettamente identico anche come localizzazione del sito dove dovrebbe sorgere il compostaggio. Stiamo parlando di un'area di 25.000 metri e quindi stiamo parlando, se un ettaro sono 10.000 ettari, stiamo parlando di 2,5 ettari praticamente. Ci sono le variazioni catastali, per cui non si può dire che, come sostiene la difesa del comune di Cavallino, si tratti di riconversione dell'impianto di biostabilizzazione, perché invece un nuovo impianto in un nuovo sito, però vicino e sempre non a distanza. Allora, nel momento in cui si dice che l'impianto è nuovo, perché lo si dice da parte di chi invece contrasta questo? Lo si dice perché si eccepisce quello che dice il comune, cioè che l'impianto è quello e viene ammodernato e riconvertito da biostabilizzazione a compostaggio. Perché si fa questo? Si fa questo, il collega nell'orecchio mi parlava di gioco delle tre carte da parte della difesa, però ecco, io non voglio offendere gli altri avvocati, però diciamo il modo di procedere giudiziale nelle aule è questo, cioè il discorso è che si incentra sul fatto che sia il vecchio progetto ammodernato, perché essendo il primo già realizzato da tempo in deroga alle distanze del PRG-RU, anche quest'altro, se è ammodernamento del vecchio, va in deroga a quelle distanze. Ora, chiarito questi aspetti anche, diciamo, strategici giudiziali, rimane da far presente questo, che si può andare in deroga a quelle distanze solo se vi è un piano chiamato delle macro aree. E se c'è anche un piano, uno studio sull'impatto odorigeno. Nella fattispecie, il primo progetto bocciato dal TAR e Consiglio di Stato, che prevedeva anche la mega discarica, non li aveva questi studi. Il secondo progetto, discarica stralciata, quindi impianto o piattaforma di trattamento, impianto di compostaggio, costruzione di nuovi 8 biotunnel prima del compostaggio, capannone dove c'è deposito e stoccaggio del materiale raffinato, tutto questo complesso di 25.000 metri quadrati, non dovrebbe comportare un grosso impatto di origine. Ora voi sapete bene che nel momento in cui già solo un impianto, e penso che Cavallino sotto questo punto di vista gli odori li senta, si intensificano nel periodo, parleranno poi dei medici, si intensificano nel periodo estivo. Allora sostenere che l'impatto d'origine non sia forte nel momento in cui ha una discarica in costo gestione che è località Guarini, ad un'altra non molto lontana che ancora in qualche modo viene utilizzata di località Lemate, si aggiungono la piattaforma che viene usata da 27 comuni di trattamento, si aggiunge un impianto di compostaggio a servizio di 27 comuni, si aggiunge il capannone dove viene stoccato il materiale, sempre per questo impianto che poi produce combustibile e non produce biogas, perché su questo poi c'è la differenza in quanto
il biogas è meno inquinante del combustibile, no? Allora tutto questo, supportato da uno studio che fa acqua da tutte le parti, a quanto mi diceva un tecnico, perché, e l'abbiamo scritto anche nella nostra Costituzione, in giudizio, perché praticamente si basa su dati assolutamente riguardanti 6 anni e non si dice quali siano questi 6 anni, non si dice quali i punti della velocità del vento siano stati usati, si prendono alcune centrali che si dice che stiano vicino al mare, invece si trova a Ragale quella Pontelè. Poi addirittura il piano delle macro aree, lo studio delle macro aree prodotto in questo famoso secondo progetto, che è ancora sub iudice perché il TAR aveva sospeso l'anno scorso il giudizio in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato. Una volta che il Consiglio di Stato ha confermato, viva Dio, si spera che anche il secondo giudizio al TAR abbia l'accoglimento in relazione al ricorso del Comune di San Donato, dove il comitato in questo secondo giudizio è costituito da Giovanni. Mi avvio alla conclusione. Il piano delle macro aree non è altro che un qualcosa previsto dal piano regolatore generale dei rifiuti urbani, laddove si deve prima stabilire una macro area, poi si deve verificare la compatibilità della macro area con le prescrizioni del PRGR1 e poi si individua il sito. Invece in questo caso che si fa? Si individua prima il sito. Poi, dopo che si individua il sito, si cerca di giustificare, di precostituirsi il fatto che non ci siano altri siti da individuare senza aver fatto uno studio delle macro aree, perché poi si fa una giustificazione postuma di studi già carenti dall'inizio. E perché si dice questo? Perché il piano regolatore generale dei rifiuti urbani, piano regionale generale dei rifiuti urbani, scusate, il piano regionale stabilisce che i centri, diciamo, fra virgolette, baricentrici per un'eventuale impiantistica, se il Salento viene diviso in 2 zone, sono quelli di Lecce e Melissano. Se è diviso in 3 zone sono Lecce, Galatina e Presiccio. Allora, non è che qua, siccome Soleto non vuole l'impianto, si deve fare per forza il cavallino, anche perché ci sono una serie di dati come quelli dell'inquinamento della falda, di cui parlerà la dottoressa Grassi dopo, che fanno comprendere che in un sito già altamente inquinato questa ulteriore impiantistica non possa fare altro che recare nocumento a quella che è la vivibilità della popolazione e dei territori contenuti. Io non mi dilungo oltre, scusate se il tema era un po' complesso, ho cercato di renderlo possibile, vi ringrazio per l'attenzione. Del comitato, passo la parola alla presidente del comitato nonché medico oncologo presso il Vito Fazzi di Lecce, dottoressa Elisabetta De Matteis. Allora, grazie Carla, buonasera a tutti e vi ringrazio per il tempo che avete deciso di dedicarci questa sera. Il tema che affrontiamo è un tema che sta a cuore a tutti, non solo come cittadini del Salento, come cittadini di Cavallino, ma anche come genitori in particolare, ma appunto come genitori, come figli, come insomma tutti. Quindi, come dire, siamo delle ripercussioni ovviamente molto importanti su quelli che sono i legami familiari che tutti giornalmente viviamo.
I dati del registro tumori della Regione Puglia aggiornati al 2015 e che si riferiscono ai dati dal 2008 al 2011 sia in riferimento all'incidenza che alla mortalità per tumori indicano come sia l'incidenza sia la mortalità per neoplasie siano in crescita. Mortalità legata sicuramente ad un aumento dell'incidenza, ma anche ad un aumento dell'età media e quindi legata all'invecchiamento della popolazione. Per quanto riguarda in particolare i dati che riguardano la Regione Puglia, il tumore del polmone resta sicuramente la prima neoplasia più frequente nei maschi. Il dato interessante è che in provincia di Lecce vi sia sicuramente un aumento dei tumori del polmone, con in realtà quasi un'inversione tra maschi e femmine, con una lieve riduzione di incidenza tra i maschi e un lieve aumento invece di tumori del polmone tra le donne. Altro tumore molto frequente per incidenza è il tumore della vescica e nelle donne in particolare il tumore della mammella. Rispetto al resto della Regione Puglia, a Lecce abbiamo anche un aumento di tumori dell'ovaio, di incidenza di tumori dell'ovaio. Sicuramente noi cittadini dobbiamo osservare quelle che sono le possibilità che ad oggi la Regione ci dà per ridurre la probabilità di ammalare di tumore, quindi sicuramente noi cittadini dobbiamo essere i primi, in primis responsabili della nostra salute, come sicuramente aderendo ai programmi di screening, programma di screening per tumore della mammella, per tumore della cervice, per tumore del colon in particolare, però la nostra il nostro compito è anche un compito di salvaguardia della nostra salute che comporta dei limiti. Sicuramente quello che possiamo chiedere alle istituzioni è la rimozione dell'esposizione, della nostra esposizione a quelle che sono appunto le cause di aumento di neoplasie. Io non mi dilungo in questo intervento perché voglio lasciare la parola appunto ai colleghi, alla dottoressa. Grazie al dottor De Filippis, di sicuro il nostro impegno continuerà ad esserci e niente, quindi lascio ecco la parola agli altri relatori. Grazie. Al dottor Claudio Casile, medico pediatra a Cavallino. Buonasera a tutti. Oggi sono qui in duplice veste di pediatra del territorio e membro del Comitato per la Salute di Cavallino e Castromediano. Molti di voi sanno che io lavoro qui da oltre 30 anni sul territorio di Cavallino, quindi posso dire che la discarica dal 2000 in funzione a Cavallino ha rappresentato un prima e un dopo per la salute dei miei piccoli pazienti. Già nel 2005, in pubblica manifestazione contro la discarica, affermavo che c'era stato un incremento, a mio avviso, delle malattie respiratorie tra i miei pazienti. Parlavo di bronchiti, di tracheiti, di asma, di allergie. E chiaramente voi tutti ricordate in quel periodo l'aria ammorbata dagli odori che quotidianamente provenivano dalla discarica. E spesso, soprattutto quando c'era vento di scirocco, il paese era proprio colpito in pieno
dagli odori provenienti dalla discarica. E di notte, molto spesso, bisognava chiudersi dentro per evitare di rimanere intrappolati con questa aria pungente che prendeva proprio le vie respiratorie. Bene, pensate ai bambini che hanno delle vie respiratorie molto più piccole. Un neonato ha un calibro di un millimetro bronchiale. E che cosa significa respirare in condizioni di questo tipo? Con un albero respiratorio ricco di fibre muscolari che quindi in seguito a uno stimolo irritativo tende a restringersi, quindi ad avere uno spasmo. Beh, questi sono i famosi biogas e io dico che è una parola molto gentile che serve per definire delle sostanze che vengono immesse nell'aria, nell'atmosfera, dalla putrefazione delle sostanze organiche che vengono stoccate in discarica. Che cosa sono in definitiva i biogas? I biogas sono in gran parte anidride carbonica e in gran parte metano, però c'è una percentuale variabile di acido solfidrico, di ammoniaca, di azoto, di mercaptani, cioè di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. La percentuale di queste sostanze dipendono da ciò che viene conferito in discarica, ovviamente. E noi, guarda caso, del Comitato abbiamo appreso, tramite l'ARPA, che nel 2013 e nel 2014 ci sono stati degli sforamenti per quanto riguarda l'acido solfidrico. Ebbene, l'Università di Los Angeles nel 2007 ha pubblicato uno studio che dimostra che la presenza di basse dosi di acido solfidrico emesso da discarica rappresenta un pericolo per le vie respiratorie dei bambini e anche un possibile danno neurologico e anche un rischio di aborto spontaneo per le mamme in gravidanza. Abbiamo anche uno studio ISDE effettuato in Toscana dove dice che i residenti in un raggio inferiore a 2 km da una discarica di rifiuti solidi urbani sono maggiormente a rischio di malattie cardiovascolari, di malattie neurodegenerative, di nascite di neonati di basso peso e di sindrome malformativa. D'altra parte, questi dati non fanno altro che confermare quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità va dicendo dal 2006, cioè che un bambino su tre rischia di ammalarsi per malattie dovute a inquinamento ambientale. E l'anno scorso, addirittura nel 2018, l'Organizzazione Mondiale di Sanità diceva che il 26% delle morti di bambini da 0 a 5 anni sono dovute a cause ambientali. Bene, diciamo che nel corso degli anni ho potuto constatare un aumento delle malattie allergiche nella popolazione pediatrica che seguo. Ho fatto uno studio dei miei pazienti dai 3 ai 13 anni e ho constatato che la percentuale di bambini allergici è superiore alla media nazionale, cioè il mio tasso di bambini allergici è del 12,5% contro l'11,5% della media nazionale e supera di almeno 3 punti percentuali altri dati provenienti da colleghi della provincia del Salento. Ma il dato su cui mi vorrei soffermare di più, perché è sicuramente il più allarmante, è il numero di sindrome malformative. E, diciamo, io e la mia collega che lavora sul territorio abbiamo constatato che, censito per meglio dire, che tra i nostri pazienti abbiamo più di 20 sindrome malformative. 20 sindrome malformative su 2000 bambini. È un dato che è coerente con quello della collega di San Donato, altro centro vicino alla famosa discarica. 10 bambini per lei su 1000 pazienti. È un dato doppio rispetto a quello atteso. Ora, chiaramente sono dati, diciamo, grezzi, chiaramente sono dati che vanno studiati meglio e su questo ci può venire in aiuto lo studio sulla che dobbiamo effettuare, che stiamo effettuando con il dottor De Filippis sulla diciamo
prevenzione, è uno studio che investe tutto il Salento, di tutti noi pediatri, è un censimento delle malattie neurodegenerative, delle sindrome malformative, dei tumori in età pediatrica. Chiaramente è uno studio lungo, ma le conclusioni di quello che delle osservazioni di questi 30 anni di lavoro sul territorio mi fanno dire che l'impegno del Comitato è volto a evitare che ulteriori, diciamo, situazioni di rischio per la salute sia dei bambini che degli adulti possano determinarsi a scapito di tutti noi. Grazie. Buonasera a tutti, io lavoro all'Università del Salento, sono una ricercatrice e oggi ho il compito di illustrarvi quelle che sono le problematiche relative alla qualità igienico-sanitaria delle acque sotterranee. Diciamo che il mio è un intervento un po' più tecnico, quindi cercherò di essere molto chiara nell'esposizione e in modo da raggiungere un po' tutti. Intanto volevo dare una definizione di acque sotterranee. Per acque sotterranee si intendono tutte le acque, tutti gli accumuli di acqua permanenti o non permanenti che si trovano nel sottosuolo, che sono direttamente a contatto con il suolo e il sottosuolo in una zona detta di saturazione. In altre parole, queste acque derivano dalle acque piovane che scendono sul suolo, in parte scorrono sulla superficie, sulla superficie terrestre del terreno, in parte percolano in profondità. Questo può avvenire se nel loro percorso incontrano un terreno che è facilmente attraversabile, un terreno poroso costituito da sabbia, da ghiaia o un terreno carsico come quello del nostro territorio. In questo caso l'acqua passa attraverso le fessurazioni oppure passa attraverso gli interstizi e può percorrere anche centinaia di metri, fin quando non incontra una matrice rocciosa o comunque un terreno impermeabile come può essere un terreno argilloso. In quel caso si accumula in profondità andando a formare appunto quella che viene chiamata la falda acquifera. Abbiamo due tipi di falde, quella posta più in superficie, la cosiddetta falda freatica, che è una falda dinamica e che ha degli sbocchi anche in superficie, ed una falda invece, quella più profonda, la falda artesiana, che invece è praticamente un contenitore d'acqua tra due strati impermeabili, dove l'acqua si trova in pressione. Rispetto alle altre risorse idriche utilizzate dall'uomo, le acque sotterranee sono delle vere e proprie riserve pregiate. Perché vengono definite pregiate? Perché sono protette dagli strati del terreno, appunto. Il terreno cosa fa? Filtra, trattiene in qualche modo tutte quelle che sono le impurità eventualmente contenute nell'acqua. Quindi queste acque sono potenzialmente meno esposte a fenomeni di inquinamento di origine antropica e proprio in virtù della loro naturale bontà, della loro naturale purezza, vengono spesso destinate al consumo umano, quindi rappresentano le acque sotterranee la più grande riserva di acqua potabile a disposizione dell'umanità. Le falde profonde presentano un certo grado di protezione rispetto agli inquinanti ambientali. Questo dipende dalla natura del terreno. Cosa si intende? Dal grado di permeabilità del terreno, cioè dalla capacità del terreno di trattenere o al contrario di rilasciare le impurità, quindi gli inquinanti. Ovviamente quanto più un terreno è permeabile, tanto meno le acque sotterranee sono protette. Ancora, il grado di protezione dipende dalla profondità della falda. Le falde più superficiali, che sono più vicine quindi a tutte le attività antropiche che si svolgono sulla superficie, sono ovviamente meno protette rispetto alla falda profonda, che invece è molto più distante e quindi molto più lontana da una possibile fonte di inquinamento. Quali sono le caratteristiche di quest'acqua? Diciamo che oltre la composizione delle acque sotterranee dipende ovviamente dalla composizione del substrato che attraversa, oltre che da tutta una serie di fattori, di fenomeni fisico-chimici che intervengono durante il passaggio nel sottosuolo. Per cui dipende dalla composizione del terreno, dal tempo di contatto, quindi dal tempo che
che occupa del tempo che utilizza durante l'attraversamento nel sottosuolo, dal tipo di interazione con il substrato, per esempio dalla capacità del substrato di rilasciare più o meno dei sali, oppure dall'eventuale presenza di infiltrazioni di altre tipologie di acqua, per esempio l'acqua di mare. Per cui potremmo avere acqua con una maggiore concentrazione di calcio e magnesio se l'acqua ha attraversato un terreno calcareo, oppure possiamo avere un'acqua con una maggiore concentrazione di ioni sodio e cloruro se siamo in presenza di infiltrazione di acqua salmastra. Quindi le caratteristiche naturali dell'acqua dipendono appunto quindi dal suolo che attraversa. Purtroppo però, oltre alle sostanze naturali, quindi oltre alla composizione naturale dell'acqua, è possibile che le acque sotterranee presentino delle sostanze, chiamiamole indesiderate, che provengono dalla contaminazione di origine antropica. Queste sostanze altro che vanno a costituire, diciamo, quello che viene chiamato inquinamento. L'inquinamento è per definizione un'alterazione delle condizioni naturali dell'ambiente. Nel caso dell'acqua, l'inquinamento si verifica quando nell'acqua vengono immesse delle sostanze chiamate appunto contaminanti, che possono essere di diversa natura, biologica, chimica, e che sono in una concentrazione tale da non riuscire ad essere smaltiti dai processi naturali che avvengono nell'ambiente. L'inquinamento delle falde può avvenire attraverso diversi meccanismi che vengono definiti attraverso due tipi di meccanismi: meccanismi diretti o meccanismi indiretti. Nel primo caso, per meccanismo diretto, si intende l'immissione in falda, direttamente in falda, di una sostanza inquinante. Quindi questo è il caso per esempio degli scarichi abusivi in falda, oppure di pozzi neri perdenti che appunto immettono direttamente in falda gli inquinanti. Nel caso invece di un inquinamento indiretto, che cosa intendiamo? Intendiamo, questo riguarda lo smaltimento di rifiuti sul suolo, quindi lo spargimento sul suolo di sostanze per esempio utilizzate per le pratiche agricole, oppure la ricaduta dall'atmosfera di polveri che vanno a depositarsi sul terreno. In questo caso le sostanze inquinanti sono trasportate dall'acqua piovana sia sulla superficie, quindi possono andare a contaminare i corsi d'acqua superficiali, oppure si infiltrano nel sottosuolo e vanno quindi a contaminare la falda, anche se in falda profonda arrivano in maniera più graduale proprio grazie al filtro del terreno. Quindi qualsiasi attività umana che immetta nell'ambiente sostanze inquinanti viene definita sorgente di inquinamento. Noi possiamo avere due tipi diversi di sorgente di inquinamento: quello puntuale e quello non puntuale. Questa differenza è molto importante perché ci fa capire quanto è complicata la situazione relativa all'inquinamento ambientale. Per sorgente puntuale di inquinamento si intende una sorgente facilmente identificabile, uno scarico industriale oppure un collettore fognario, e localizzato in un punto ben preciso, e di conseguenza è facilmente controllabile. Si possono fare dei controlli rutinari, un'azienda può comunque controllare sempre tutti gli scarichi e quindi può tenere tutta la situazione sotto controllo. Per quanto riguarda invece l'inquinamento non puntuale, che viene anche chiamato diffuso, la situazione è più complicata. Che cosa si intende? Che cosa è associato a questo tipo di inquinamento? È associato il dilagamento dei suoli contaminati da parte dell'acqua piovana. Quindi tutto quello che è depositato sul suolo, parliamo di inquinanti atmosferici, fertilizzanti, tutto quello che è a livello del suolo viene dilavato dal terreno, e questo comporta che cosa? Una delocalizzazione dal punto di partenza, ma in maniera ampia su tutto il terreno. Capite bene che questo complica un po' la situazione, perché non è facile controllare questo tipo di sorgente di inquinamento, perché è diffusa e può percorrere notevoli distanze dal punto di immissione nell'ambiente. Abbiamo vari tipi di inquinamento, vari tipi di fonti di inquinamento della falda. Ci sono quelle naturali, quelle urbane, quelle industriali e quelle agricole. Quelle naturali comprendono tutti quei fenomeni di inquinamento di attività naturali che avvengono normalmente nell'ambiente, come può essere un'eruzione vulcanica oppure un incendio boschivo spontaneo naturalmente. Questi liberano nell'ambiente delle sostanze inquinanti.
Le fonti urbane invece di inquinamento comprendono tutti quegli inquinanti immessi nell'ambiente da attività legate all'urbanizzazione, quindi parliamo di scarichi fognari, oppure quindi le acque reflue urbane, oppure i rifiuti solidi dovuti ad uno smaltimento incontrollato, delle discariche abusive, o ancora i depositi sul suolo di, per esempio, idrocarburi o diossine provenienti dal riscaldamento o dal traffico veicolare. Per quanto riguarda le fonti industriali, in questo caso noi che cosa può propagare l'inquinamento? Ovviamente tutti gli scarichi derivanti dalle attività industriali. In questo caso abbiamo un'ampia variabilità, ovviamente legata alla tipologia di industria, quindi alla tipologia del processo industriale. Tra le industrie maggiormente impattanti abbiamo ovviamente le industrie chimiche, quelle siderurgiche, oppure le cartiere, le concerie ed alcune industrie agroalimentari. Tra l'altro le industrie hanno anche la capacità di immettere gli inquinanti in atmosfera e questi poi andranno a depositarsi sul suolo e quindi con il dilavamento vanno ad essere dispersi un po' dappertutto. Forse la prima causa di inquinamento di origine diffusa che colpisce le acque sotterranee è legata alle attività agricole e a quelle zootecniche. L'impatto di queste attività è dovuto principalmente all'utilizzo di fertilizzanti chimici, ma anche di fitofarmaci, pesticidi, prodotti di scarto del metabolismo animale. Queste attività sono responsabili dell'apporto di nutrienti come azoto e fosforo, ma anche di metalli pesanti, di residui di fitofarmaci, di microrganismi provenienti dalle deiezioni animali. Quando parliamo di inquinanti facciamo sempre una distinzione tra inquinanti di tipo biologico e inquinanti di tipo chimico. Entrambi provengono sia da attività agricole o zootecniche, sia da fonti urbane, e quelle chimiche, diciamo, gli inquinanti chimici provengono principalmente dalle attività industriali. In che modo l'uomo entra in contatto con questi inquinanti? O attraverso un'ingestione diretta, quindi bevendo sostanzialmente acqua contaminata, oppure attraverso l'ingestione diretta, quindi mangiando per esempio dei prodotti vegetali che sono stati irrigati con acqua contaminata, ma anche attraverso un contatto diretto, quindi quando noi utilizziamo acqua contaminata per lavarci le mani o per lavarci i denti, anche in quel caso corriamo il rischio di comunque entriamo in contatto con gli inquinanti, oppure attraverso l'inalazione di vapore acqueo. Tra gli inquinanti biologici, quelli che meritano di essere, diciamo, citati, sono tutti quelli che ha prevalente localizzazione intestinale. Parliamo di batteri e di virus che normalmente colonizzano l'intestino, che quindi sono responsabili di quelle malattie che vengono dette a trasmissione orofecale, cioè l'ingestione di acqua contaminata che è entrata in contatto con le deiezioni degli animali a sangue caldo, tra cui l'uomo, e quindi sono responsabili di malattie, appunto, soprattutto gastroenteriche, diciamo. Tra i batteri patogeni maggiormente diffusi abbiamo quelli responsabili della febbre tifoide e del colera, mentre per quanto riguarda i virus abbiamo i virus gastroenterici oppure i virus responsabili di forme di epatite, per esempio epatite A ed epatite E. Bisogna però considerare che per quanto riguarda i microrganismi essi non facilmente raggiungono le acque profonde, sia perché il terreno funge da filtro e quindi li trattiene, sia perché questi tipi di microrganismi non resistono tantissimo nell'ambiente e quindi diciamo che è più difficile ritrovarli nelle acque profonde, mentre è più facile trovare i contaminanti di origine chimica, che sono quelli che permangono per un periodo più lungo. I contaminanti di origine chimica, da un punto di vista strutturale e quindi funzionale, vengono distinti in due grandi categorie, quelli organici e quelli inorganici. Ai primi appartengono, diciamo, principalmente gli idrocarburi, i policlorobifenili, le diossine, eccetera. Al secondo gruppo, quindi a quelli inorganici, appartengono i metalli pesanti, i nitriti, i nitrati e così via. Queste sostanze possono avere un effetto sulla salute dell'uomo. Quando pensiamo all'effetto, dobbiamo pensare a due diversi tipi di effetti sulla salute: un effetto a breve termine ed un effetto a lungo termine.
Nel primo caso intendiamo un effetto che viene detto di tossicità acuta. Che cosa consiste? Nell'assunzione di grandi quantità di sostanza tossica in un periodo molto breve. E in questo caso gli effetti si hanno immediatamente. Per quanto riguarda invece gli effetti a lungo termine, è necessaria un'esposizione prolungata, quindi anche di piccole dosi, ma prolungate nel tempo e ripetute costantemente. Se la sostanza ha un effetto tossico, avremo quella che viene chiamata tossicità cronica. In questo caso, se noi eliminiamo la sorgente, eliminiamo anche il problema, anche l'effetto. Quindi se identifichiamo un composto presente nell'ambiente in grado di dare tossicità cronica, eliminando il composto noi facciamo scomparire anche l'effetto. Se invece la sostanza ha un effetto cancerogeno, questo non succede, quindi l'esposizione prolungata ad una sostanza con effetto cancerogeno aumenta la probabilità che si manifesti la malattia, quindi il tumore, ma eliminando la sostanza non riduciamo l'effetto, cioè non c'è remissione del rischio, perché il processo di cancerogenesi è un processo multistadio. Una volta innescato, anche se si elimina la causa di questo processo, comunque continua e quindi va avanti, per cui non è sufficiente eliminare la causa. Esistono un'infinità di inquinanti chimici e oggi, diciamo, mi è stato chiesto di affrontarne alcuni in particolare perché c'era la curiosità di conoscere gli effetti di alcune sostanze. Per esempio, una sostanza tra quelle, diciamo, trovate nell'ambiente è il tetracloroetilene. Questa sostanza è un alifatico clorurato e ampiamente utilizzato come detergente, viene utilizzato per esempio nelle lavanderie per i processi di lavaggio a secco, oppure come sverniciante o idrorepellente, e se ne è fatto un uso larghissimo, se ne fa ancora un uso larghissimo, e oggi la legge considera i rifiuti contenenti questa sostanza come rifiuti pericolosi, quindi non possono essere smaltiti in falda. In passato non c'era questo tipo di controllo, quindi venivano smaltiti tranquillamente in falda. Sono stati usati veramente sono utilizzati tantissimo e ormai dappertutto ci sono, si iniziano a vedere gli effetti legati a questa sostanza, tant'è vero che viene definito un contaminante ubiquitario. Quali sono gli effetti di questa sostanza? È una sostanza nociva per inalazione, per ingestione e per contatto. È stato definito dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come un probabile cancerogeno umano, quindi appartiene al gruppo 2. Diciamo, sono stati fatti una serie di studi e hanno visto che l'esposizione cronica e occupazionale a questa sostanza aumenta il rischio di cancro. E in più una sostanza tossica con una serie di, va a colpire in particolare fegato, reni o il sistema nervoso centrale. Un'altra categoria di composti è quella dei metalli pesanti. La presenza di metalli pesanti è legata principalmente alla presenza agli scarichi civili, industriali, ma anche alle attività agrozootecniche. Quindi il traffico, oppure le emissioni del riscaldamento domestico, l'incenerimento, sono tutte sorgenti di questo tipo di composti chimici. Tra i metalli pesanti ci sono l'arsenico, il berillio, il cadmio. Alcuni di questi hanno azione cancerogena, altri hanno azione tossica, altri come il ferro e il manganese sono delle sostanze che sono normalmente presenti sul suolo e quindi diciamo che è facile ritrovarli anche nelle acque. Una concentrazione eccessiva potrebbe eventualmente dare degli effetti tossici. Tra questi forse il nickel è quello che ha un effetto cancerogeno, è stato anche questo definito, rientra nel gruppo 1, quindi tra i cancerogeni diciamo certi, ha anche effetti teratogeni, quindi agisce a livello fetale e nel minore delle ipotesi diciamo provoca semplicemente delle allergie sia per ingestione che per contatto. Un'altra categoria di composti è quella degli idrocarburi policiclici aromatici, cosiddetti IPA.
Sono una vasta classe di composti che derivano dalla combustione di materiale organico contenente carbonio. Le principali sorgenti sono il traffico veicolare, oppure il riscaldamento domestico, sia quello a legna che quello a carbone, gli impianti termoelettrici, l'incenerimento di rifiuti solidi urbani, i fuochi che vengono a volte accesi dai contadini in campagna. Questi idrocarburi vanno a poggiarsi, a precipitare sul terreno, quindi rappresentano una fonte diffusa di inquinamento. Tra questi, il più conosciuto e forse anche il più pericoloso viene definito come il capo di una banda di criminali, perché insieme a lui c'è una serie di composti, è il benzopirene. Il benzopirene è una sostanza cancerogena, anche questa appartiene al gruppo 1, ed è cancerogeno per inalazione, per contatto, per ingestione, provoca, in grado di provocare tumori alla pelle, ai polmoni, allo stomaco e così via. Oltre ad essere una sostanza quindi teratogena, genotossica e mutagena, quindi agisce sia a livello del DNA sia a livello fetale. Un'altra categoria di composti che merita di essere citata sono i residui dei fitofarmaci. I fitofarmaci sono un insieme di sostanze inorganiche ed organiche che vengono utilizzate per diversi scopi in funzione del loro meccanismo d'azione, quindi possono essere utilizzati per esempio come insetticidi per distruggere eventuali organismi nocivi che crescono sulle piante, oppure come diserbanti, quindi per contrastare le specie vegetali indesiderate. Sono ormai utilizzati durante tutto il periodo dell'anno e ormai dappertutto, quindi li ritroviamo in quantità elevata e sono forse rappresentano la causa più importante di inquinamento agricolo. Anche questi hanno vari tipi di effetti in funzione della molecola che contengono, possono avere effetti tossici, cancerogeni, mutageni e così via. Tra questi, diciamo, quelli che meritano di essere citati sono aldrin e dieldrin, che sono due composti organoclorurati, sono particolarmente persistenti nell'ambiente e sono responsabili, sono correlati all'insorgere di malattie di Parkinson, oppure danni al sistema immunitario, oppure l'insorgenza di tumori o al sistema riproduttivo e così via. Tant'è vero che da più o meno dal 2001 si sta cercando di ridurre completamente l'utilizzo di queste sostanze che sono che insieme ad altre 11 formano 12 sostanze nocive per la salute umana che si sta cercando di eliminare, di far scomparire dal mercato. Quando si parla quindi di acque sotterranee si può fare una classificazione chimica delle acque sotterranee secondo tre modalità. Queste acque possono essere classificate in funzione della destinazione d'uso. Se noi abbiamo un'acqua che è un'acqua potabile e abbiamo identificato delle sostanze inquinanti, quello che possiamo fare è confrontare i valori degli inquinanti che noi abbiamo trovato con quelli riportati nella normativa, che nel caso dell'acqua potabile è il decreto legislativo 31 del 2001, e appunto se i nostri parametri, i parametri che noi abbiamo trovato superano quelli della normativa, in questo caso si cambia la destinazione d'uso, cioè si fa una limitazione d'uso dell'acqua che quindi viene per esempio definita non più potabile. Le acque possono essere anche classificate in funzione degli obiettivi di qualità ambientale. Questo lo si fa andando a monitorare lo stato dell'acqua, si va a fare una valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee che vengono classificate in acque scarse o buone a seconda se vengono superati i limiti di legge. Il terzo caso è quello di classificare le acque a seconda del rischio della salute, cioè del rischio potenziale per la salute di chi ne usufruisce. In questo caso si vanno a valutare le concentrazioni solide di contaminazione, cioè si confrontano i limiti degli inquinanti ritrovati in una specifica matrice idrica con quelli riportati nella tabella dell'Istituto Superiore di Sanità, appunto queste concentrazioni solide di contaminazione. Se vengono superati si procede con l'analisi di rischio. L'analisi di rischio è una
uno strumento, è sicuramente lo strumento più avanzato che abbiamo a supporto alle decisioni dei gestori nella gestione dei siti contaminati. Che cosa ci permette di fare? Ci consente di valutare in via quantitativa se esiste un rischio per la salute umana connesso alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. Che cosa facciamo? Quindi andiamo a confrontare le concentrazioni degli inquinanti che noi abbiamo trovato nell'ambiente con le CSC. Se questi valori sono superiori, il sito viene dichiarato come sito contaminato, sito potenzialmente contaminato, scusate. E in questo caso vengono applicate tutte le procedure di analisi di rischio. In che modo? Si vanno a calcolare le concentrazioni soglia di rischio che sono riportate in delle tabelle, ok? Quindi si fa riferimento a queste tabelle. Se la concentrazione del nostro contaminante nell'ambiente è inferiore alle CSR, quindi alle concentrazioni soglia di rischio, il sito viene dichiarato come sito contaminato, viene chiusa la procedura e il sito è un sito che non risulta contaminato. Se invece i valori che noi abbiamo trovato sono superiori alle concentrazioni soglia di rischio, in quel caso il sito viene dichiarato sito contaminato e quindi si mettono in atto tutte quelle procedure di messa in sicurezza e di bonifica per appunto ridurre al minimo i rischi per la salute umana. Ora, per quanto riguarda le acque sotterranee, bisogna tenere presente che esse tendono a mantenere il loro stato chimico a lungo. Questo perché? Perché il ricambio d'acqua nei corsi idrici sotterranei è generalmente molto lento, per cui se vengono inquinati sarà difficile ripristinare lo stato di purezza, quindi le condizioni iniziali di purezza, soprattutto tenendo conto che il terreno dove è avvenuta la percolazione anch'esso è intriso di sostanze inquinanti e lo sarà per un periodo lunghissimo fino a quando non sarà completamente dilavato da acqua pura. C'è anche da considerare che tutti gli interventi di bonifica da effettuare sulle acque sotterranee sono veramente molto difficili da mettere in atto perché stiamo parlando di un'acqua molto molto profonda, diverse centinaia di metri. Quindi risulta evidente che la migliore difesa della qualità delle acque sotterranee è sicuramente la prevenzione. Dobbiamo fare in modo da non arrivare ad avere un'acqua profonda inquinata. E in che modo possiamo fare questo? Possiamo andare a fare in maniera preventiva una valutazione della vulnerabilità delle falde. Cioè andiamo a studiare il territorio, andiamo a studiare il suolo, andiamo a vedere se è presente un carico antropico nelle vicinanze. In funzione di questo noi diamo una definizione di falda a bassa vulnerabilità oppure una falda ad alta vulnerabilità. Nel primo caso, quali sono le falde a bassa vulnerabilità? Sicuramente sono quelle che sono localizzate a grande profondità, sono separate dalla superficie, sono protette da uno strato impermeabile e quindi sono difficilmente, diciamo, raggiungibili, mentre sono altamente vulnerabili le falde che sono più in superficie, che quindi che per esempio sono situate in prossimità del mare o che hanno l'area di alimentazione fortemente utilizzata dall'essere umano. Quindi tutte le attività umane ad impatto potenzialmente elevato sulle risorse idriche devono essere fortemente limitate laddove viene riscontrata un'elevata vulnerabilità degli acquiferi. Per esempio la costruzione di una discarica deve essere limitata lì dove ci si trova di fronte ad un acquifero particolarmente vulnerabile. Ovviamente contemporaneamente però dobbiamo adottare tutte le possibili misure per prevenire il rilascio dei contaminanti sia attraverso le fonti puntuali sia attraverso quelle diffuse che sono spesso dovute, causate ad atteggiamenti involontari, inconsapevoli ma a volte anche dolosi da parte dell'uomo. Quindi diciamo l'acqua non può essere considerata solo una risorsa da utilizzare ma piuttosto un patrimonio naturale da tutelare. Grazie. Che ha fatto e passo la parola al dottor De Filippis, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL del CEU. Buonasera, grazie dell'invito che io ho accettato perché è una, diciamo, tra virgolette, è una strategia del Dipartimento di Prevenzione diciamo, di cui si è fatto carico da diversi anni.
perché ritiene o ritengo che il contatto con il territorio attraverso anche il mondo delle associazioni, i cittadini, sia uno strumento indispensabile per chi voglia fare prevenzione primaria. Cioè, è fondamentale anche l'attività di vigilanza, di controllo che i cittadini svolgono sul territorio, oltre che fonte di informazioni preziose, quali possono essere quelle degli operatori sanitari che si sporcano le mani su quel territorio e non in un altro. Il collega pediatra, il dottore Casile, l'ha già accennato, è stato coinvolto da noi in un'attività di vigilanza sulle patologie neoplastiche e neurodegenerative, comunque sulle patologie rare dei bambini, perché sono i portatori di informazioni che qualche volta vengono diciamo così chiuse nei cassetti. Noi abbiamo fatto una cosa che ha suscitato molto interesse, è stata molto apprezzata tra le iniziative che abbiamo preso come rete per la prevenzione oncologica, è stata quella del primo report ambiente salute, che poi alla fine non è stato altro che la scoperta dell'acqua calda, cioè aprire i cassetti, aprire i computer e andare a cercare le informazioni che sono disponibili, metterle insieme in modo diciamo così critico e ragionato e fornirle ai cittadini, perché noi siamo un paese in cui la legge impone che i dati e le informazioni vengano rese disponibili, ma questa operazione vi posso garantire che non è semplice. Abbiamo impiegato tempo e lavoro di diverse persone per fare questa cosa. Il progetto minore, l'avete sentito parlare, questo progetto che significa monitoraggi idrici non obbligatori, regionale, a livello regionale, quindi minore, vuole sostanzialmente, cioè aspetta, parte da un presupposto. Qual è il presupposto? Il presupposto è che le conoscenze sulla falda profonda che noi dovremmo avere non ci sono, cioè noi non abbiamo adeguati elementi conoscitivi per classificare lo stato della nostra falda. Questa è una cosa ed è il motivo per cui noi siamo partiti dicendo, va bene, vogliamo cercare come sanità, che non ha competenze ambientali, attenzione, noi non abbiamo competenze assolutamente ambientali, ci sono state tolte dall'ASL nel 93, non le abbiamo, ma abbiamo competenze sulla tutela dello stato di salute delle persone. Allora, proprio andando a leggere e studiare come avete, ci siamo accorti che gli strumenti che avrebbero dovuto dare le conoscenze sulle condizioni della falda profonda di cui parlava la dottoressa sono assolutamente carenti, e il progetto che avrebbe dovuto condurre poi ad avere queste informazioni attraverso campagne di misura non solo quantitativa della consistenza della falda, ma anche qualitativa, erano assolutamente scarsi. Quel progetto si chiamava Maggiore, progetto Maggiore, preceduto da un progetto Tiziano, che sono stati finanziati abbondantemente anche, sostanzialmente non avevano portato ai risultati attesi, cioè di poter dire sta benedetta falda è in condizioni buone o in condizioni scarse. La risposta è questa, proprio nella logica di andare a custodire, preservare la falda idrica. Quindi il progetto minore ha sfottò. All'inizio infatti ci hanno sfottuti, poi piano piano questo progetto è stato, diciamo così, apprezzato almeno nelle intenzioni. È un progetto ambizioso che ci ha visto collaborare, ci vede collaborare con una serie di enti e istituzioni, in primis l'Università del Salento. Infatti noi ci conosciamo molto bene, così come ci conosciamo con la professoressa De Donno che sta lì seduta, ed ha una serie di obiettivi. Il primo obiettivo è stato quello di andare a capire se l'acqua potabile che nel Salento viene presa in gran parte dalla falda profonda, perché voglio dire fortunatamente c'è ed è un patrimonio molto importante, sì, le condizioni della falda da cui pesca l'acquedotto fossero in condizioni, diciamo così, di garanzia,
avevamo già e abbiamo le informazioni che ci vengono date dalla QP, ma dai controlli che noi come ASD facciamo periodicamente, quindi c'è un doppio controllo, l'autocontrollo dell'acquedotto pugliese e il controllo che noi facciamo. E abbiamo voluto integrare i parametri da andare a controllare, chimici da controllare su quell'acqua, e questo è l'obiettivo 1 che si è concluso proprio da poco, e abbiamo integrato con la ricerca per esempio di alcuni fitofarmaci, in particolare il glifosate, che è stato oggetto di, che è oggetto di preoccupazione perché è un erbicida molto molto utilizzato, eccetera eccetera. La notizia buona è che nelle acque destinate ad uso potabile, sia dagli studi fatti dall'acquedotto che dai nostri, compreso il glifosato che non viene attualmente dosato né dall'acquedotto e neppure dall'ARPA, che abbiamo dovuto mandare in Veneto perché fosse analizzato, i risultati sono stati dei campioni fatti sono stati negativi. Questo ci dice che l'acqua che arriva nei nostri rubinetti va bene, funziona bene. Il problema qual è? È che, anzi addirittura è forse per alcuni aspetti migliori delle acque minerali. Ma il problema è che noi abbiamo i pozzi che utilizza l'acquedotto pugliese sono una frazione piccola, sono 104 o 106 pozzi. Dei restanti 100.000 pozzi tra autorizzati e non autorizzati o abusivi, praticamente noi conosciamo molto molto poco o niente, perché per avere l'autorizzazione a scavare un pozzo artesiano, quindi in falda profonda, bastano una serie di esami essenzialmente microbiologici, comunque di parametri che non interessano i pesticidi, non interessano i metalli pesanti, non interessano gli idrocarburi, non interessano una serie di parametri che invece vengono controllati sulle acque potabili. Quindi il problema qual è? Che voi sapete perfettamente meglio di me che questi pozzi vengono utilizzati per tutti gli usi possibili e immaginabili, persino gli usi potabili, perché qui c'è un pozzo, l'acqua è bella, la fa analizzare per avere l'autorizzazione dal genio civile, oggi la provincia, dice l'acqua va bene, ma va bene per che cosa? Va bene per usi che non sono usi domestici, ma non va bene per essere bevuta, però se l'assaggi ti piace pure, è saporita e te la bevi. E questa, ma questo è eccezionale, ma mica tanto. Quello che invece viene fatto, viene utilizzato, come diceva prima il dottore, per quanto riguarda l'abbeveraggio degli animali, viene utilizzata per irrorare le coltivazioni. E allora lì il problema è la domanda: ma c'è il rischio che un inquinante presente in quell'acqua possa entrare nel ciclo alimentare e quindi essere ingerito dalle persone? È chiaro, è tutto evidente che è così. Il rischio ci sta, ma il rischio che non riguarda soltanto le sostanze chimiche, questo lo voglio dire prima perché poi me ne scordo di dirlo dopo, ma anche per gli inquinanti biologici, microbiologici. Attenzione, noi abbiamo nella nostra regione, ma in particolare nel Salento, un rischio legato al inquinamento dell'acqua che viene utilizzata a vario titolo da Escherichia coli, cosiddetta variante Butetti, che provoca la SEU, che è la sindrome emolitica uremica. Ne abbiamo avuto troppi casi, si tratta di pochi casi di bambini di sotto dei 5 anni, ma spesso questa patologia può essere mortale. E qual è il problema? Il problema è che è vero che noi nella falda possiamo trovare, se andiamo a, e poi dirò delle cose dopo, possiamo trovare degli inquinanti chimici, la dottoressa l'ha detto, metalli pesanti, nitrati e altre espressioni di pressione antropica, ma possiamo trovare anche questi benedetti batteri che producono tossine che possono provocare questa malattia. E se questo è il ciclo, qual è? Negli allevamenti, se negli allevamenti viene usata acqua
contaminata per produrre diciamo, prodotti lattiero caseari che vengono diciamo, di formaggio fresco, qua c'è stata ieri gigante queste cose qua me le insegna, dove il latte viene trattato a temperature di 40-50 gradi, il batterio rimane lì vivo, vegeto, si fa la doccia calda e di conseguenza il rischio che poi questi prodotti vengono immessi sul mercato, addirittura su di piccoli rivenditori che arrivi sulle tavole delle persone o addirittura tramite di quello che vende con la macchina, col cofano aperto in piazza, vende i formaggi, la gente pensa che quello è un buon formaggio perché è artigianale e attenzione, stiamoci attenti, lo sto dicendo oggi perché siamo molto preoccupati di questo problema come Dipartimento di Prevenzione, tant'è che faremo delle azioni anche pesanti con la Procura della Repubblica per cercare di tagliare le gambe a certi fenomeni che qualche volta hanno diciamo, degli aspetti delinquenziali, diciamo così, che diventano difficili da gestire per il nostro personale, perché il dottore Gigante quando va a fare i controlli non porta né la divisa né il cappello e neanche la pistola. E con certe persone, non sto scherzando, con certe persone il livello, se sto dicendo sciocchezze, non dici, guarda, state zitto che non è materia tua, ma è così ed è estremamente pericoloso. Però passiamo alla cosa che ci interessa. Nei pozzi spia della cosiddetti piezomi, io poi faccio il medico del lavoro, quindi queste cose me le sono imparate nel tempo, però si sono stati trovati dei superamenti delle soglie di concentrazione per alcuni analiti, ma anche per le Escherichia coli, sono state trovate pure lì. E lì attenzione, i pozzi a perdere, no? Una serie di abitudini che noi abbiamo di farci la casa, poi facciamo un pozzo nero, poi lo sfondiamo e come andiamo a bere, c'è lì attenzione per l'acqua, poi ce ne andiamo a bere. No, questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. Ma si sono trovati anche altri inquinanti, come la dottoressa l'ha detto, il manganese, il nickel, piccoli sforamenti anche di taglio, però diciamo, fondamentalmente il problema si pone per questi pozzi spia, per due pozzi spia, per tre pozzi spia, di cui due in particolare, il 3 e il 5, dove praticamente c'è una costante riscontro di valori elevati di manganese e di nickel. Il problema qual è? Lo voglio dire subito. Già questi dal punto di vista diciamo amministrativo, chiamiamolo burocratico, la osservazione di questi sforamenti pone dei problemi. Cioè pone dei problemi per dire una responsabilità, visto che sono pozzi spia di quell'insediamento, è difficile dire che quell'insediamento non c'entra nulla. Adesso io vi sto dicendo delle cose che sono, le ho apprese nella conferenza che c'è stata l'altro giorno, ancora non si è conclusa, non vi sono comunicazioni ufficiali perché la problematica è molto delicata, però se sono venuto qua e ho deciso di venire, vi sto dicendo che da quel tavolo usciranno fuori delle indicazioni che vanno nella direzione di non escludere che vi possa essere sotto il profilo amministrativo una responsabilità della discarica. Perché sto dicendo sotto il profilo amministrativo? Perché torno indietro, noi non sappiamo non abbiamo caratterizzato la nostra falda, noi non abbiamo, non conosciamo le condizioni del nostro, i valori cosiddetti di base del nostro terreno. Quando c'è stato lo studio Geneo, al quale io ho fatto l'errore di dare l'adesione, molta franchezza, sono stati sparati intorno in dati sballati che hanno fatto preoccupare le persone che si guardavano, cioè abbiamo arsenico da tutte le parti. Attenzione, il valore di base di arsenico nel nostro territorio è di per sé più alto e tu non puoi fare una caratterizzazione della falda profonda se non hai la conoscenza delle condizioni del terreno, se sto dicendo cose sbagliate da medico del lavoro mi corregga, non lo puoi fare,
perché i valori limite, le soglie di concentrazione possono essere spostate in alto. Se tu ti rendi conto che in quel terreno ci sta più arsenico, ci sta più manganese, ci sta più nickel, quelle soglie vengono spostate, devono essere per legge spostate in alto. Questo per dirvi, se hanno delle condizioni di parlare di un inquinamento e di una pericolosità per la salute dei cittadini dovuta a questi sforamenti, dato che io faccio il mestiere di direttore di dipartimento di prevenzione, finché me lo fanno fare, vi devo dire no, fortunatamente. No, però non lo sappiamo bene, perché per poterlo sapere bisogna fare quello che ha detto la dottoressa prima, bisogna andare a fare uno studio di caratterizzazione che va a capire i pozzi di che pescano nella falda profonda, che sono a servizio di allevamenti, di coltivatori e anche di abitazioni, come stanno. Se non facciamo quello, noi non abbiamo la possibilità di dire sì, effettivamente quella condizione non soltanto è amministrativamente ammissibile, ma dal punto di vista sanitario, perché a me del fatto amministrativo come medico a noi ci interessa poco, a me interessa se una determinata condizione può determinare un danno potenziale anche a lungo termine, perché si tratta di questo, che si tratta di concentrazioni fortunatamente molto basse, sì oppure no. Per fare questa operazione, vi dico subito, siamo rimasti d'accordo, oggi non c'è l'ingegnere Bucci che è il direttore di dipartimento, ma siamo rimasti d'accordo che, visto che la caratterizzazione che avrebbe dovuto fare la società che gestisce il gestore, da due anni forse, non so se è forse da parecchio tempo, diciamo così, non è riuscita a farlo. Ma non è riuscita a farla perché vi sono delle difficoltà oggettive. La prima difficoltà è trovare dei pozzi che siano accessibili per il tipo di campionamento che bisogna fare. L'abbiamo trovato pure noi col progetto minore, obiettivo 2, di cui poi vi dirò quattro cose e poi mi smetto. Non sono riusciti loro hanno anche il problema che non possono entrare nelle civili abitazioni, le proprietà private, quindi hanno avuto queste difficoltà. Quindi quell'impegno che in qualche modo avevano preso non sono riusciti a portare a termine. Quindi quella caratterizzazione che avrebbe consentito di dire sì, cioè, oppure no, c'è uno sforamento, un superamento delle soglie di contaminazione, ma questo significa che ha un significato anche in termini di potenziale danno alla salute pubblica, questo passaggio non si è potuto fare. Allora, io ho fatto scrivere che noi nel progetto minore, obiettivo 2, eravamo disponibili lo faremo, a partire da Cavallino per andare a fare il campionamento sui pozzi non destinati a consumo umano, che è l'obiettivo 2 del progetto, per andare a verificare se quello che è stato trovato nei piezometri, che poi pescano a 60-80 metri, mentre invece la falda profonda fortunatamente va molto più giù, come ci ha spiegato la dottoressa, è salvaguardata da strati che sono impermeabili al netto della presenza di vore, perché non ce lo dobbiamo dimenticare che il calcismo determina la possibilità di fratture che rendono il passaggio di acque inquinate molto, molto più rapido. Quindi abbiamo detto e ho parlato con Bucci, noi faremo, ma a stretto giro, intanto ci siamo messi tra virgolette già al lavoro, perché tenete presente che la partecipazione a questo tipo di attività non è in capo al Dipartimento di Prevenzione direttamente, ma ai servizi di igiene pubblica. Come ho detto prima, noi stiamo prendendo in mano questa cosa come Dipartimento e abbiamo già individuato quali sono i pozzi dove dovremmo andare a fare queste analisi, alcuni sono in allevamenti che peraltro sono molto vicini alla discarica, roba di 300 metri, ci muniremo della scorta della polizia giudiziaria per andare a fare questi campionamenti e faremo questi controlli per capire se quei sforamenti di manganese, di nickel, quello che c'è di taglio, ma anche di Escherichia coli sono presenti anche in questi pozzi che vengono utilizzati per
illegale per l'abbeveraggio o per altri usi. Quindi questa è la cosa che sicuramente andremo a fare nell'ambito del progetto minore, cioè obiettivo numero 2 che sta partendo. Il problema abbiamo dovuto prendere tutta una serie di accordi con ARPA, un problema di finanziamenti perché notevole, e stiamo partendo, diciamo così che siamo già in campo per fare questa seconda parte del... Ma nel progetto minore c'è la parte che ha accennato la dottoressa che riguarda la valutazione della vulnerabilità della falda, ma quello che è più importante ancora, io ritengo, la campagna di informazione per il corretto uso della risorsa idrica, perché noi abbiamo una falda che è fondamentale, che è preziosa, che dà la vita a questo territorio, ma che è fragile anche in termini di consumo. C'è un processo di salinificazione della falda, cioè di infiltrazione dell'acqua salata dai due mari che circondano il Salento, che è inarrestabile, ovvero che si può rallentare ma che è sostanzialmente inarrestabile. Significa che man mano noi non potremo utilizzare l'acqua pescata dalla falda non solo per uso potabile ma neanche per uso irriguo. E questo richiede uno sforzo di comunicazione che stiamo facendo insieme all'Università del Salento, che stiamo facendo nelle scuole. Abbiamo individuato una serie di scuole dove coinvolgeremo circa 2000 bambini per cercare insieme agli insegnanti di spiegare che l'acqua va usata in un certo modo, non va sprecata, non va inquinata, eccetera. Una serie di cose che i vostri, che vengono da Napoli, dove il problema dell'acqua non c'è stato, non c'erano i pozzi, ma voi sapete bene, perché i vostri nonni e comuni bene, ma pure le case, le vediamo come sono costruite, nella logica di recuperare l'acqua, di rispettare l'acqua e di utilizzarla nel modo migliore. Quindi noi come ASL, come Dipartimento di Prevenzione, siamo vigili e attenti, tant'è che i pareri che abbiamo espresso sono sempre stati pareri molto molto prudenziali rispetto alla possibilità di ulteriori insediamenti su questo territorio, ed è stata la stessa prudenza che ha ispirato la nostra posizione ai tavoli, dove praticamente si è... abbiamo preso atto che c'è questa situazione, ma abbiamo anche preso atto che non si può correre il rischio di fare qualche cosa che poi può essere smontata facilmente, perché gli elementi sono scarsi, ma addirittura la stessa andamento della falda non si sa manco precisamente a distanza di tanti anni sta benedetta falda in che direzione va. Cioè questa è una cosa che ti lascia, diciamo, ma può essere sì. Cioè, di conseguenza questi pozzi 3 e 5 non si capisce neanche bene se stanno a monte, stanno a valle, stanno in mezzo, per cui se l'impatto della discarica è quello che provoca poi questi sforamenti, cioè diciamo così regna il caos sotto il... cioè, no, vabbè, voglio dire, ci sono questi dubbi che devono essere chiaramente chiariti, fugati, e la cosa principale secondo me è quella di andare a vedere l'acqua, che poi le condizioni dell'acqua che la gente veramente utilizza, che non sono certamente quelle dei piezometri, ma quelli dei pozzi, che noi andremo sicuramente insieme ad ARPA Puglia ad analizzare nell'ambito del progetto minore ed oltre il progetto minore. Grazie. Aggiungere io una cosa che guardo, nel senso che nell'ambito del progetto minore uno degli obiettivi, diciamo, è quello di capire come viene utilizzata l'acqua qui nel Salento. Quindi abbiamo stilato un questionario che va proprio a colmare alcune lacune che abbiamo su queste informazioni e che ci servirà poi per fare una successiva magari analisi di rischio. Il questionario è anonimo, noi abbiamo portato qui alcune copie e chiederei la vostra collaborazione per la compilazione del questionario. Però non credo che le copie siano sufficienti per tutti. Comunque abbiamo, se vi collegate sulla pagina Facebook del Laboratorio di Igiene dell'Università del Salento, potete trovare il link e potete compilare il questionario. È anonimo, quindi non riusciamo a risalire a chi l'ha compilato, ma ci serve proprio per
avere un'idea dell'utilizzo che si fa dell'acqua e dei pozzi, quindi per avere un'idea. Ovviamente qui c'è una grande partecipazione della città di Cavallino, questo ci dà delle informazioni riguardanti appunto anche questa città. Quindi vi chiedo la collaborazione per questo. Insomma, grazie. Grazie ai nostri ospiti, in particolare al dottor Gianni De Filippis. E adesso passo la parola al collega consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gianpaolo Falco, che chiuderà i lavori dell'assemblea di questa sera. Salve, buonasera a tutti. Io devo esprimere, sono molto contento di aver contribuito a questo tavolo tecnico, al fatto che ci si incontri per parlare di questi temi molto importanti. E sono contento, devo ringraziare il Comitato per il grande lavoro che sta svolgendo sul Cavallino. Però devo aggiungere qualcosa. Il mio ruolo in questo momento mi impone di mettere un po' di fretta a questo tavolo, nel senso che chiarisco questo concetto. Grosso modo tutti gli interventi si trovano su due linee, ecco, su due livelli. Quello di fotografare attualmente uno stato dell'ambiente, uno stato e della salute anche. Hanno parlato dei medici del territorio di Cavallino e dei suoi cittadini. Si propone di studiare ulteriormente, perché bisogna approfondire. Questo richiede ovviamente del tempo. Come diceva Carla nell'introduzione, e come ha ripetuto il dottore finora, ci sono dei dubbi che vanno chiariti, e io su questo livello posso intervenire, posso aggiungere qualcosa a quello che ha detto il dottore, perché ho visto quei dati e ho letto i dati riguardanti il manganese, e se non ricordo male, perché è passato un po' di tempo, ma ciò che mi preoccupava maggiormente non erano soltanto gli sforamenti riguardanti i pozzi 3 e il pozzo 5, quanto l'andamento nel tempo di questi sforamenti. È vero che non c'è una caratterizzazione, ma gli sforamenti sono avvenuti durante il passare degli anni. Cominciano dal 2012, 2013, 2014, forse quelli di Guarini cominciano ancora prima, perché ha funzionato ancora prima. Per cui, ecco, bene la caratterizzazione, bene il lavoro svolto, teniamo però presente anche la storicità dei dati. Io su questo mi permetto di intervenire, perché qualcosa l'avevo letta e la ricordavo. Poi c'è un altro livello che abbiamo affrontato questa sera, e c'è il problema dei nuovi impianti. Nuovi impianti che vengono ancora una volta localizzati sul Cavallino. Allora io non posso fare a meno in questa occasione di guardare, di definire un po', per il beneficio di tutti, la situazione politica, se vogliamo, e quindi fare un quadro di quello che è una fotografia. Non ho bisogno di dire quanto il Movimento 5 Stelle si sia speso, quanta energia e quanto tempo abbia dedicato al tema, all'approfondimento della questione, alla sensibilizzazione della questione. Non è questo, è un quadro politico che deve servire a tutti come riferimento del come mai questi impianti vengono localizzati a Cavallino. È una domanda lecita che forse è bene che ci facciamo tutti, e prima dal punto di vista, ecco, amministrativo, legale, ha già approfondito abbastanza Mario, l'avvocato, e si faceva un punto, una domanda: come mai la localizzazione avviene prima dello studio per poter capire, per poter definire meglio questa localizzazione? Bene, io ricordo a settembre un intervento dell'attuale direttore generale dell'AGER, dell'agenzia, che semplicemente diceva: noi abbiamo chiesto a 90 comuni leccesi, a 98 comuni leccesi, chi volesse sul proprio territorio un impianto di compostaggio. L'unico che ha risposto positivamente era il comune di Cavallino. Quindi questo è già
un aspetto molto importante da rilevare. Perché? Perché Cavallino sceglie questo impianto? Bene, ce lo dice l'amministrazione che ci amministra da 30 anni, ce lo dice chiaramente durante le campagne elettorali, quelle di 3 anni fa, era scritto sui giornali nero su bianco. Cavallino ha bisogno di quei soldi, perché Cavallino percepisce delle entrate dall'utilizzo di quegli impianti, ha bisogno perché altrimenti non avremmo il teatro, non avremmo i campi sportivi, non avremmo tante belle iniziative culturali. Allora io una volta passo dalle dichiarazioni ai dati. Bene, nel piano finanziario del 2017, alla voce proventi per utilizzo di discarica, il Comune di Cavallino, l'amministrazione di Cavallino, pone a preventivo 2018 e 2019 le cifre di 666.000 euro per anno per proventi introiti da utilizzo di discarica. Che cosa vuol dire questo? Fra l'altro l'agenzia, con un decreto emesso a fine novembre, interviene su questo fatto, perché dice probabilmente questa voce di bilancio non dovrebbe neanche esserci in bilancio, perché poi ce n'è un'altra voce, ci sono gli introiti per costi socioambientali, i cosiddetti ristori ambientali, quelli ci spettano al territorio, ma non spettano solo a Cavallino, spettano anche ad altri comuni che confinano con la discarica, e sono cifre inferiori. Noi abbiamo gli introiti per costi socioambientali sia per la discarica che per l'impianto di CDR, e sono per entrambi circa 90.000 euro all'anno, quindi 180.000 euro all'anno altri per ristori ambientali. Bene, la cifra di 666.000 euro invece per anno è un po' più significativa, e l'agenzia ha posto dei dubbi su queste cifre. Se andiamo a vedere il bilancio preventivo, 650.000 euro sono esattamente ciò che il Comune di Cavallino, la nostra amministrazione, prevede di utilizzare, anzi nel 2017 quindi ha già utilizzato, per la cultura, per la voce cultura, sono esattamente quelli. Quindi non ci dicono fandonie quando parlano sui giornali, quello è. La cultura a Cavallino si sostiene con la discarica, con la monnezza. Ok. Perché ho voluto sottolineare questi aspetti? Perché sono aspetti importanti. Ma andiamo avanti. Perché questa amministrazione di Cavallino, ad oggi, in questa sala, ovviamente non c'è, ma questa sala oggi, con le due opposizioni sedute a questo tavolo, rappresenta il 48% dei cittadini cavallinesi. Questo per dire che il territorio c'è, risponde, c'è un comitato che lavora, e siamo contentissimi di questo, ci sono tanti cittadini e tanti professionisti attenti, ma non solo il Cavallino. Abbiamo un altro comitato in sala, che è il comitato di Mizzanello, tante associazioni di San Cesario, di San Donato, ci sono gli amministratori. Credo che sia appena andato via l'amministratore di San Donato, ma abbiamo in sala, credo di non sbagliarmi, l'amministratore di San Cesario. C'è il sindaco di San Cesario. Per cui questi sono riferimenti importanti per il territorio. La politica e i cittadini del territorio finalmente si stanno interessando al tema e probabilmente potranno anticipare un po' i tempi. Perché poi la politica deve prendere delle decisioni. È vero che bisogna fare gli studi e bisogna accertarsi, però poi gli impianti li fanno prima che ci siamo accertati, e quindi c'è un piccolo problema. Bene, il territorio oggi c'è, il territorio si sta esponendo, il territorio sta studiando, il territorio sta cercando di chiarirsi le idee. Purtroppo devo ammettere che da parte della politica, forse a livello regionale, abbiamo qualche riferimento in meno. Io non posso non sottolineare un dato per me eclatante,
ieri sera ne abbiamo riparlato, ero insieme al consigliere regionale Antonio Trevisi, primo firmatario di una legge rifiuti zero, di una proposta di legge rifiuti zero, ferma in regione da 3 anni. Diceva il consigliere, è un record assoluto da quando esiste la regione Puglia, mai una proposta di legge era stata chiusa in un cassetto senza essere discussa, e la proposta di legge numero 205 sono state discusse in commissione e poi in consiglio regionale altre proposte di legge, sono arrivate, se non sbaglio diceva ieri, alla 800-900, quindi si è andata avanti, quella proposta di legge non viene discussa. Il nostro presidente della regione Puglia, Emiliano, di rifiuti non ne vuole parlare. Purtroppo questa è una difficoltà e io mi aspetto, per chiudere non mi dilungo più, mi aspetto da questo tavolo, da questi amministratori, da questi cittadini un po' più attenti, una sensibilizzazione anche verso i piani politici, i livelli politici regionali, perché in qualche modo intervengano. Il nostro piano regionale di gestione dei rifiuti urbani deve essere ancora discusso in consiglio regionale e prevede ancora quell'impianto di compostaggio a Cavallino, nonostante l'agenzia si sia espressa con l'annullamento attraverso il decreto concessioni precedenti avvenute in precedenza, e nonostante abbia messo anche diciamo in discussione il fatto di poter avere delle entrate diverse dai ristori ambientali da quegli impianti. Niente, questo era il mio intervento, io spero di aver dato anche qui un quadro politico senza essere entrato poi nello specifico, almeno per delineare gli aspetti che ci riguardavano, e spero di non aver messo in difficoltà nessuno. Vi saluto a tutti e vi ringrazio ancora per essere stati qui questa sera. Scusate, io solo ho permesso della questione dei ristori. Gianpaolo ha sollevato una cosa importante che per essere nel tempo avevo tralasciato. Questa cosa delle royalties che rispetto ai ristori non sarebbero dovuti viene da una sentenza del Consiglio di Stato che ribaltando quella del TAR che aveva dato ragione ad Ambiente e Sviluppo ha stabilito che praticamente il costo della tariffa tonnellata non debba superare i 53 euro circa a fronte dei 70 errotti che era. Questa è una cosa molto importante, mi sto permettendo di trattenermi un minuto per dire che il costo della tariffa è quello che pagano i cittadini, attenzione. Per cui per quanto riguarda la tariffa a tonnellata era compresa una quota di 7,23 euro che andava a beneficio del comune di Cavallino e che pagavano gli altri comuni che adesso stanno chiedendo la restituzione di queste somme. Ora il fatto importante è che non è che la pagavano gli altri comuni e la prendeva Cavallino e basta. Per poter contenere 7,23 la tariffa era più alta e anche le tasse sui rifiuti sono più alte, comprese per i cittadini di Cavallino. Volevo chiarire questo aspetto perché era importante, per essere contenuto non l'avevo fatto. Grazie a tutti per aver partecipato, spero che l'attività del Comitato continui e che questo è solo l'inizio di un lavoro comune che ci porterà sicuramente ad una maggior consapevolezza del problema, anche per affrontarlo insieme con le istituzioni presenti deputate a farlo, per portare la dovuta fretta, perché l'ambiente è una risorsa per la comunità e perché i tempi della politica non devono assolutamente pregiudicare i diritti fondamentali, come ho ricordato prima, qual è la salute dei cittadini. Buona serata, vi abbiamo tenuti al freddo, ma hanno detto che